devi fare con questi cereali, amore? Cioè, poi mi dici, non ci sta niente nell'armadio, come fa? Sono solo cereali dentro. Me li mangio? Me li mangio, 18 pack di cereali. Vabbè. Sono... questi qua sono quasi finiti comunque, quei due. Ma poi quindi conta. C'è una volta che andiamo, ne compri 3-4, non so, ne mangi una con 10. Mi fai avere le scorte. È una malattia, non lo sai bene questi cereali, te lo dico, eh? Posso sempre fargli vedere, guarda che roba. Cioè, vai da una persona brava che dice, guarda, io faccio questo nelle mie giornate. Compro cereali e poi ne mangio uno. Ma non è vero, ma che c***o dici che... Ma... Li mangio tutti, ho paura di restare senza. Ma... Ho paura... Una settimana, cioè, poi sei mesi. Ho paura di restare senza. Guarda, non sta neanche aperta più questa. Tu non hai paura di stare senza Xbox? Vengo agli incubi di notte. Bello, se mi facessero sponsorizzare i cereali. Ci manca solo che ogni giorno arrivano in corriere con i pacchi di comunque cereali. Questi sono i miei cereali preferiti, e sono con pochissimi grassi, sono super buoni. Poi ci sono questi che sembrano quelli dei cani, ma in realtà sono ottimi perché sono pieni di omega 3, fosforo, selenio. E poi per sgarrare ogni tanto ci sta il fitness con cioccolato fondente. Comunque, scherzi a parte, vabbè che io mangerei tutti i cereali, però cerco di prendere questi che sono più leggeri e in effetti, guardando i valori nutrizionali, noi pensiamo che i fitness siano leggeri, probabilmente lo sono rispetto a tanti altri cereali, però tipo, se facciamo un confronto, abbiamo qui 113 calorie, vabbè qui 120 più o meno siamo lì, grassi qui 0,3 e di qua 2,5 grammi, quindi è parecchio diverso. Allora, zuccheri, vediamo qui, 5 grammi per i fitness e per questi qui 0,21 grammi, quindi top. Proteine qui, 2,7, qui non so perché non ci siano le proteine. E poi sale, siamo lì, è lo stesso.